Benvenuti e bentrovati. Da oggi, giovedì 24 marzo, sono disponibili a Lidl, sino a domenica, le rose radici nude. Il loro prezzo è molto conveniente, ciascuna costa 2,49 euro, un prezzaccio. Allora, io questa qui è la prima volta che le acquisto, volevo vedere che, per una cifra irrisoria, che tipo di rose vendevano a Lidl. Ne ho presi due. Allora, la prima è questa qui. Allora, è una polianta, una rosa polianta. In pratica, fa delle rose molto piccole, di color rosso in questo caso. Non sono profumate, però diciamo è di tipo cespuglioso, fa un piccolo cespuglio. E fiorisce, diciamo, da aprile fino a ottobre. Quest'altra invece è un altro tipo, è gialla e invece si tratta di una ibrida tea. In pratica è una rosa da taglio, si possono quindi tagliare le rose e portare in casa, ha il fiore tendenzialmente profumato ed è molto più grande di questa, molto più spinosa ed è di tipo arbustivo. Adesso se non vuoi io le apro e vediamo com'è l'apparato radicale. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, il codice a barre qui indica che il prodotto proviene dalla Germania. Allora, c'è un cellophane che l'avvolge completamente, poi c'è tutta una cera che ricopre la parte superiore della rosa, dalla quale spuntano alcuni getti. E poi la rosa qua in testa è legata da un elastico, questo anche per ragioni di trasporto. Adesso io devo aprire. Si sta sfornando completamente. Non lo so. Adio, così, per me è meglio. No, così. C'è un rovino di monete. Radici. Queste qua è l'apparato radicale della rosa che abbiamo detto è quella di tipo che fa un piccolo cespuglio con le rose piccole, la rosa polianta. Questo qui è il suo apparato radicale che è abbastanza sviluppato. Ok, e adesso questa la adagiamo qui e adesso apriamo invece la ibrida tea che è di color giallo mentre l'altra è rossa. Allora questa qua verde, anche questa qui, questo qui è l'involucro. E questo qui invece è l'apparato radicale dell'altra rosa, la poli l'ibrida tea. Ecco, questa qui è l'ibrida tea di color giallo, si nota già la differenza tra i due. Questa qui ha un apparato molto più sviluppato, la polianta, mentre questa qui, l'ibrido, ha le radici meno sviluppate. Per il resto la parte superiore ha la stessa lunghezza, i rami hanno la stessa lunghezza, lo spessore del tronco è simile. Allora, prima di mettere a dimora le rose ho fatto l'inzafardatura, cioè ho preso un secchio, l'ho riempito di acqua, gli ho messo dentro terra e stallatico pellettato,
Dopodiché ho preso le rose, le ho immerse in questa soluzione che serve a idratare le radici della rosa. Ecco, quindi ho messo una e subito dopo ho messo anche l'altra. E tengo le rose qui per una ventina di minuti in maniera tale che alle radici si attacchi la terra con il concime sciolto in acqua. Vengono immerse solamente le radici e non il resto della pianta. E così le ho lasciate a riposo per circa 20 minuti. Qui invece potete vedere le due buche che ho realizzato, profonde circa 30 cm, larghe 40 e distanziate di circa 50 cm l'una dall'altra. Ecco qui ancora da un altro punto di vista le due buche dove metterò le due rose. E qui vedete le rose che ho piantato a distanza di 50 cm l'una dall'altra. Io spero che queste rose, che si aggiungono ad altre che avevo già acquistato, però non a Lidl, ma in altri vivai, possono sopravvivere a questo trapianto, diciamo. Eccole qui. Comunque vi farò sapere in un video successivo se queste rose sono riuscite a superare appunto questa fase, a sopravvivere, oppure no. Quindi vi aspetto in un prossimo video. Ciao a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!